Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su Formula 1 2016. Allora, siamo qua a Austin, in America, negli Stati Uniti. Allora, bisogna iniziare le qualifiche. Prima di far ciò, come sempre, ascoltiamo la segreteria telefonica. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Alla tredicesimo, davanti a Verstappen, Verlaine sconfitto. Ok. Vediamo un po'. Ci siamo quasi. Le qualifiche dovrebbero iniziare a momenti qui ad Austin, in Texas. I piloti cercheranno di arrivare più avanti possibile oggi ed essere così pronti per il Gran Premio degli Stati Uniti di domani. Allora, come sempre, fatemi prima vedere una cosa. Ok, volevo vedere un attimo da vicino questo circuito qua, perché sinceramente mi ricorda Sprazzi. E direi di mettere l'assetto 4, è rischioso, però mi sento di fare così. Per le gomme ok, anzi sono quelle predefinite, però bene o male, cioè bene o male, le azzeccano sempre. E niente, tempi, ci vediamo il tempo, guardiamo un po' quanto fanno gli altri. Allora, siamo arrivati a 7 minuti e mezzo più o meno, e poi Bimbi Verlaine è undicesimo. E il tempo da fare per poter arrivare almeno a tredicesimo di andare sotto l'1,44 e dire 500 per meno, eventualmente, se tutto dovesse, cioè se sempre rimangano questo, dovremmo essere qua se facciamo meno di appunto 1,44 500. Verstappen dov'è? È qua. Ma a me sarebbe fa 1,43 stecchito, proprio preciso preciso, si porta a casa tutti e tre gli obiettivi. Comunque, iniziamo il giro. Iniziamo il nostro giro veloce, sperando che possa esserlo. Credo che non abbiamo fatto un giraccio, guardiamo un po'. Attenzione. Addirittura primi! Primi! No, per un momento pensavo di essere arrivato terzo, non so come mai. Primi addirittura, siamo in pole position. Va strabene. Anche se dovessimo, non lo so, scendere di posizione, comunque l'obiettivo principale, ovvero il tredicesimo, ci portiamo a casa, probabilmente anche tutti gli altri. Anche troppo. Andiamo avanti il tempo. Bimbi, siamo primi, pole position. Non vorrei dire la cavolata, ma dovrebbe essere la nostra prima pole position per quanto riguarda questa serie qua. Quindi è un momento, diciamo, storico. In un circuito che fra l'altro mi ricordava Sprazzi, sono stato quello più veloce tra i piloti, chiaramente, del computer. Via, bene così, avanziamo ed andiamo nella sessione gara. Eccoci qua, prima di procedere e quindi di ascoltare la segreteria, fatemi mettere questo, che infatti mi ricordavo che se prendevo qualche punticino, non più di tanto, potevo potenziarlo. Ok, così già dal prossimo Gran Premio avremo a disposizione anche questa miglioria. Comunque, ascoltiamo adesso la segreteria telefonica. Nono posto, vi comunque da una parte giustamente, da una parte Bimbi, con calma, insomma, vale nono posto, un attimino, parentesi, se no magari uno capisce male, scusate se allungo il discorso, perché dico questa cosa, è giusta una parte ma sbagliata dall'altra, perché comunque è vero che la scuderia si è potenziata, tutte e due, come Verlaine più veloce, però addirittura arrivare a chi è il nono posto, a una mano, mi sembra eccessivo, quindi è giusto essere un po' più pretenziosi, ma non così tanto. Comunque, e poi vabbè, gli altri obiettivi, vabbè, dai, iniziamo la gara. Scusate ancora se ho allungato il discorso, però voglio essere, quando me lo ricordo e quando mi riesce, preciso. Guardate con che calore viene accolta la Formula 1 qui negli Stati Uniti. È un entusiasmo che deriva da generazioni di gran premi memorabili. Bruce McLaren mise a segno la sua prima vittoria a Sebring nel lontano 1959, mentre la vittoria di John Watson nel 1983 detiene ancora il record per la posizione di partenza più bassa di tutti i tempi per il vincitore di una gara. Bene, dopo le appassionanti... Eccoci qua, guardiamo la strategia, direi che va bene così. Fatemi mettere un po' più di benzina, cosa che negli altri video non ho mai fatto, però me la sento. Mettiamo 27 kg, così si fa più giri.
in teoria, cioè facciamo più giri, la benzina resiste per più giri. Detto questo, iniziamo la gara. Allora, siamo primi, bisogna partire bene, così ci rimaniamo, buttiamo giù la frizione, lasciamola e partiamo. Partenza come? Direi abbastanza buona, perché non mi ha superato nessuno, almeno per ora. Vai, ok. Partenza buona, prima curva non buonissima, perché magari non sono un esperto, però decente e siamo primi. Occhio V, eccoci infatti. Qui si perde sempre, maledetta la miseria. Infatti la mi superano, invece no, per Po. Vai. Allora, concludiamo il primo giro e siamo sempre primi, la posizione dietro è questa. Quello che dà un po' più noia, vabbè, chiaramente perché è secondo in primis, ma anche perché comunque va un po' più veloce degli altri, è Rosberg. Come fra l'altro si può vedere dalla mappina, c'ha già distacco leggero dal terzo. Rosberg, non mi dare noia, che già guida di merda, con te dietro, c'ho ancora più ansia e faccio ancora più schifo. Dai, fammi provare a vincere una gara, salvo imprevisti che possano capitare. Allora, concludiamo così il terzo giro. Siamo per fortuna ancora primi. E sì, ok, guardate il distacco. E sembrerebbe che a giro io dia dagli 0,5 a un secondo di distacco a Rosberg. Quindi bene così. Probabilmente, dai, lo dico in maniera obiettiva, portandomi, si spera, una sfortuna, come a volte è capitato. Probabilmente se la gara, ecco, ci va l'errore, se la gara va avanti così, Madonna, che schifo di guida. Può darsi che alla fine potrei davvero arrivare primo, partire prima e arrivare primo. Vedremo. Tanto so, se avete visto, ho sbagliato 20 curve di fila, vabbè. Allora, rientriamo ai box, speriamo di prendere la curva a modino, se no si va. Oh, mamma mia, si è rischiato, infatti, si rischiava ad andare a sbatti e controllare cosa. Ok, allora cambio di gomme. Dai, mettetemi delle gomme decenti, che sinceramente non mi ricordo qual era quella della strategia. Non so se erano le dure o le morbide. Le morbide a quanto pare. Pronti, via. Adesso siamo ottavi. Buona. Allora, siamo parecchio indietro, siamo tredicesimi, vabbè, si spera che questo non possa cambiare niente. Quando tutti rientrano nel box, dovremmo in teoria tornare primi, però bisogna stare attenti, perché se per motivi X dovessimo andare magari più veloci, più davanti, quindi magari si raggiungono e quindi si tenta il sorpasso, bisogna stare attenti che di non prendere determinate botte, bla bla bla, perché davvero si potrebbe condizionare la gara in maniera negativa. Quindi occhio, eh. Vai, qualcuno rientra ai box, bene così, Button, maledetto, no? Quindi me ne vado davanti, che non so chi sia. Ok. Vai, intanto ho superato Button, anche se credo sia una cosa abbastanza inutile, dato che comunque andava a rifinire dietro uguale. Quindi rientra ai box. Incredibilmente ho preso i vestiti in maniera decente, sicuramente meglio di come me l'ho preso finora, non è inguardabile. Vai, superato anche Perez, se ce lo siamo levati in regola dalle scatole, dove vo. Parlo troppo presto con Perez, no scherzo, regola di va dietro ora, vero caro? Sì, caro. Vai, Gutierrez entra i box e adesso, come infatti, giusto che sia, torniamo primi. La cosa buona è che... no, niente, ho detto la bomba. Pensavo che Perez o comunque qualcuno non fosse anche entrato i box e poteva rallentare eventualmente il secondo, che difatti è Rosberg, e invece niente, è rientrato, probabilmente l'ha rallentato leggermente. Vabbè, non è nulla. Allora, tramite radio ho visto che Rosberg è stato superato sia da Raikkonen che da Vettel, insomma, dalle due Ferrari. E questa serie non so se mi deve spaventare, perché non vorrei che magari ora loro due, insomma, le Ferrari,
Adesso vado più veloce, quindi magari possa recuperare anche me. O no? Boh, si vedrà. Allora, come infatti pensavo, con gli scorgi che ho fatto prima, Vettel addirittura non Raikkonen, perché a quanto pare Raikkonen ha un problema e quindi ho dovuto un po' rallentare. Va più veloce di me e mi prende più o meno dagli... cioè mi prende 0.3-0.4 a giro, quindi bisognerebbe stare attenti. Quindi bisogna cercare di guidare a modino, cosa che non mi riesce a fare, e di non farci superare. Anche perché la gara è comunque sempre lunga, parecchio. No, dai, davvero! Porca miseria, eccoci, come rovinarci la gara in maniera autonoma. Comunque, allora, vabbè, questo come sempre, ci deve essere il caso imprevisto, no? Che fra l'altro ho nominato così a caso prima. E, ora, per aprire queste urbe B, voglio provare a fare una cosa. E voglio riallacciare al discorso strategia di gara che vi ho fatto vedere prima, ma che appunto non vi ho spiegato, diciamo, il perché. Su cosa? Sul discorso benzina, che ho aumentato la quantità. Perché? Perché vorrei mettere magari il prima possibile, dato che farete una pista abbastanza veloce, nel senso in cui c'è da andare veloce, vorrei mettere appunto il prima possibile la grassa. Guardiamo se magari posso riuscire a cambiare qualcosa mettendo questa. Ok, l'ho messa, bisogna stare attenti. No, meno male, Vettel è abbastanza lontano, anche se forse mi per ora, no. Buono, buono così. Comunque ora mi sta appicciato al culo, mi ha recuperato uno sbotto. Sarà che faccio caso, sarà che ci si mette anche la macchina, nel senso, a livello comunque di velocità rispetto alla Ferrari. Però mi ha recuperato tantissimo. Poi ora c'è anche la penalità che probabilmente mi danneggeranno un po'. Mi farà arrivare, io spero, almeno terzo, almeno sul podio. Allora, c'è 2 secondi quasi e mezzo di stacco da Rosberg, ma guardiamo lui per arrivare almeno a secondo, data la penalità che abbiamo. Allora, incredibilmente, almeno sulla carta, diciamo, siamo sempre primi. Lo sa buona che adesso abbiamo più di 3 secondi di stacco da Rosberg, quindi probabilmente finisse così la gara, arriveremo secondi per via di questa magica penalità, che mi verrebbe sempre nominarla, perché è giusto così. Qualcosa ci deve essere, no? Che mi danneggia la gara. Se mi si spacca la macchina, ci deve essere la penalità. Maledetta la miseria e curva di merda. Penultimo giro di stacco da Rosberg. Da Rosberg è diminuito anche di troppo, perché ho preso delle urbe io non buone. Però per ora sono, ripeto, così almeno sulla pista, anziché sulla carta, sempre primo. Ci vorrebbe, sai, ossa che Vettel mi provasse a superare e magari boh, prende una botta da meno e mi faccio un'uva fuori, rallenta. Magari così posso riprendere un po', cioè posso stare un po' più tranquillo, magari riesco a fare avere a lui, a Rosberg, insomma, a quello che poi diventerà secondo. Sentite che ipotesone, eh? È più di 3 secondi di stacco e arrivo primo io. Questo sarebbe l'ideale. Vediamo un po' cosa succede. Allora, iniziamo l'ultimo giro, guardiamo quanto è di stacco da Rosberg. Noia canide. No! Ma qui sei un bel bastardo, sei un bel bastardo, Vettel. Eh sì. Vai a fanculo, eccoci. Gara rovinata, Ale. Maledetti, de. Ma lo so buono che almeno terzo ci arrivo. No, fanculo però. Arrivavo secondo. Forse. Oh, ritornando alla cosa, diciamo al desiderio, chiamalo così. Si è avverato a metà. Perché Vettel che non era prima è successo. Cioè che mi volevo superare, preso una botta è successo. E poi è che ce l'ho messo anch'io. Però regola solamente, diciamo, di posizione sulla pista. Perché dovrebbero esserci più di 3 secondi dalla varta. E quindi terzo ci arrivo. E probabilmente arrivo terzo ugualmente, perché quando ero primo Rosberg non aveva 3 secondi di stacco. Comunque vaffanculo Vettel in questo caso. Sì, ci vuole. Oh, alla fine hanno vinto tutti e 2 le Mercedes. Nel senso, vinto Rosberg dietro
Hamilton. Vediamo un po' se adegua la il doveroso distacco. Oh, c'è il podio, è regola, vediamo un po'. Boh, sentite che parolone, grazie. L'ha fatto arrivare a terzo? Sì, buono. Perché non ho visto poi il discorso secondi, bla bla bla. Quindi. Vette quanto è arrivato alla fine. È arrivato sesto, bene. Verstappen scomparso, addirittura Verlaine. Dov'è Verstappen? Boh, ventunesimo. Buono così, recuperiamo qualche punto da Bottas, via. Insomma, detto questo, ora procediamo al prossimo Gran Premio. Conclusione, anzi, reso conto così generico di questo Gran Premio qua, diciamo, per quanto riguarda tutti gli obiettivi, per quanto riguarda il discorso, dato che siamo a Manuel, Gran Premio fantastico, però gira le scatole, perché se era primi e se c'era la penalità, e se Magico Vettel mi dava la botta, sempre se la penalità non c'era, chiaramente, si poteva benissimo arrivare a primi. Invece, guida di merda, giustamente c'è stata la penalità, e nulla, è andata così. Adesso procediamo, come ho detto prima, al prossimo weekend e fra l'altro ci arriverà il miglioramento. Eccoci qua nel prossimo Gran Premio in Messico, città del Messico. Come ho detto prima, la miglioria è arrivata, ci permette di rimanere, se non sbaglio sarà sempre anche prima così perché non ci ho fatto caso, comunque diciamo il settimo team. E niente, sono già arrivato alla sessione di qualifiche e andiamo avanti. Porca merda, ho preso quadrato e non ho ascoltato la segreteria telefonica. Però meno male, la regola c'è il quadratino che ti dice quant'è comunque la posizione in cui uno deve arrivare. Tanto gli altri due obiettivi sanno, davanti a Verstappen e davanti a Verlaine. Così. Allora, assetto. È una pista in cui secondo me la macchina va tirata in determinati punti, quindi si mette il 4, per le gomme va bene così, tanto ci pensano loro. In possessione procediamo. Aspetto che escano tutti, perché comunque non so quanto sia l'obiettivo, cioè quanto sia la posizione in cui devo arrivare per comunque completare l'obiettivo. Boh, insomma, esco, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, iniziamo il giro veloce. L'obiettivo, come vedete in alto a sinistra, è quello di arrivare ai 12esimi almeno. Vediamo un po' se ce la faremo. Intanto mi sono scusato di rimettere per un pezzettino il DRS. L'ultima curva prima diciamo dell'arrivo, guardiamo un po'. Un'altra volta primo! Mamma mia! Che qualifica in questo video! Torniamo, no, camion principale, ho sbagliato. Torniamo al garage, mamma mia che errore stavo per fare. Oh, sono primo, almeno per ora. Guarda poi se ci rimarrò. Insomma, pur non guidando bene, perché ho preso una curva abbastanza male. Non mi ricordo dov'è, per farvi indicare sulla mappa, non so come dirvelo, comunque. Andiamo avanti, guardiamo un po'. Vediamo un po' se si riesce a rimanere primi. Oh, sembrerebbe di sì, infatti. Seconda pole di fila, seconda pole del video. Mamma mia. Ora le migliorie si incominciano veramente a farti sentire, almeno per quanto riguarda le qualifiche. Siamo a sessione gara, come sempre, ascoltiamo la segreteria, almeno questa volta si sente. Sentiamo un po', a vedere. Ottavi, boh. Ottavi per davvero. Perché ho detto ottavi? Perché se prima era tredicesimo nel qualifico e poi non nella gara, ho detto, boh, se era dodicesimo, ora probabilmente dovremmo arrivare a ottavi. Quindi mi ho detto sì, è stato sì per davvero. Città del Messico è celebre per l'inquinamento, ma oggi l'aria è carica, soprattutto d'entusiasmo. Il pubblico è caldissimo e continua a cantare, non solo questo pomeriggio, ma durante tutto il fine settimana. Tutti amano la Formula 1 da queste parti, l'aspettativa è davvero alta. Speriamo che il Gran Premio di oggi si riveli all'altezza. Cambio il discorso sull'inquinamento iniziale. Comunque, sto guardando un po' così, no? Più che circuito, come si gareggerà oggi. A me quei nuvoloni non mi gareggiano una sega. Comunque, per quanto riguarda la strategia, va bene così. Mettiamo 27,5 per quanto riguarda la quantità di benzina. Lo stesso discorso di prima, chiaramente. Che anche lì, cioè, c'è tutti i rettilini in cui secondo me la macchina più va veloce meglio è. E niente, iniziamo la gara.
come prima, ripartiamo primi in pole position, buttiamoci la frizione, cerchiamo di lasciarla e di partire in maniera adeguata. Vediamo un po'. Sì, più o meno, non sarà tranquilla. Vero? Non mi state al culo! Non mi state al culo, mi sorpassa. Il rettilineo, le macchine più forti si fanno sentire. Vai, Ale. Pensa di merda la prima. Merdina la seconda. Abbastanza male la terza. E chi se ne frega, l'importante è sì, i primi. Finito il primo giro e siamo sempre primi. E addirittura si è già creato un po' di distacco fra noi e quelle dietro. Sembra di rivedere la gara di prima, soltanto che al posto di Hamilton, che c'era secondo, c'era Rosberg. Giro veloce, buono. Iniziamo il quinto giro. Stavolta però, rispetto alla gara precedente, per quanto riguarda il distacco fra me e la prima, è decisamente diversa la cosa. Ora si va più veloci e ogni giro si dà qualcosa. Bene così. Adesso no, pensavo fosse il giro in cui dovevamo mettere le box, invece niente. Stavo per dire la bomba, cioè per metà l'ho detto, però vabbè. Adesso è il giro in cui dobbiamo rientrare. Era il sesto, non so come mai pensavo fosse il quinto. Buono, rientriamo ai box. Guardiamo chi è che rientra, insieme a noi. Più ne rientrano e meglio è. Sì, perlomeno voi dico come li trovo davanti quando esco. Allora usciamo, siamo ottavi. Ok. Dovrebbero essere entrate tutte quelle che erano davanti momentaneamente box, quindi ora torneremo primi. Dobbiamo tornare così, vedete? Sì, infatti. Ok, buono. Allora, Felipe Massa fuori dalla gara. Cosa ha fatto? Vai, safety car. Tio bonade. Via, se Dio vuole si riparte ora, eh? Perché ora safety car dovrebbe entrare box, se Dio vuole. Vai. Rientra bella. Vai, Ale. Via, ti riparti. Allora, dato che Raikkonen mi sta al culo e mancano 4 giri e quasi quasi metterà la grassa. Mi dà noia Raikkonen. Se vuoi superare, superami, però mi dà botte, eh. Io comunque sti Ferrari lo capisco. Per tutta la gara, no che, cioè per tutta la gara, per buona parte di gara, no che fanno cacare, però vanno le altre come le Mercedes, comunque come quelle più forti. Poi così li prende lo scribizzo, vanno il doppio, vanno il triplo. Ora dimmi te Raikkonen, cioè, senti, vero? Il distacco che avevo prima dalla seconda. Lasciate stare la safety car, ma in teoria io dovrei dare qualcosa al giro, perché comunque vado nella stessa maniera. Invece no, ora vanno a 2000. Boh. Mancando giri, guardiamo se ce la facciamo a rimanere così. Iniziamo l'ultimo giro, ma ci si farà. Guardate le gomme, poi è venuto per coso lì, quel segnalone lì a sinistra, rosso. Dai, siamo all'ultimo giro. Non facciamo scherzi, già prima c'è stata la penalità. Guardatevi quella lì, diciamo, anteriore a sinistra, 82%. Dai, cioè, scopperà a me, dai, ce la devo fare. Dai. L'ultimo giro. Avevo 83. Mi va bene che mi rallenti un po'. Ok, ma voglio arrivare alla fine. No, 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 vai che arrivo prima, vai che ci sono! Andiamo te! Poi all'ultimo giro mi sono cato addosso sia per la gomma che per Raikkonen, quindi rallentavo, stavo anche attento a frenare, proprio a sbriciolare la gomma. Bene te, Eccoli qui, bello, loro bel hanno vero video, podio mi da sono fare alla garbato, testa via, e nonostante tutto ora mi sono andiamo alla garbato. classifica piloti. Buono Iniziamo te, la questa gara via è classifica stata e di ora tocca a sofferenza da Raikkonen, quando massimo Raikkonen risultato. mi ha cominciato a star Complimenti, culo, sono comunque si è contento per superato te, è stata una bella Bottas. giornata.
Poi guadagnato oltre le aspettative, sì, vabbè, ma in realtà è da tanto, si va oltre le aspettative. Buono, ora siamo sesti, appunto. Bene così. Vittoria sul rivale, oltre le aspettative, mono, vai. Ok, procediamo al weekend successivo. Fate vedere una cosa. No, non ci sa niente, si può migliorare l'efficienza carburante, ma come sapete preferisco andare su quello più caro, che in questo caso è il peso telaio. Ok, quindi prossimo weekend. Vediamo un po' cosa succede e poi come sempre abbiamo le conclusioni. Computer, nessuna rivalità. Ok, così, vabbè. Comunque ragazzi, niente, credevo succedesse qualcosa, invece a quanto pare mi sono sbagliato. Siamo arrivati a Interlagos, che è il Gran Premio del Brasile, e niente, ora arriviamo alle conclusioni. Questo qui si farà come sempre nel prossimo episodio, tanto lo sapete, due gare a episodio. Quindi, per quanto riguarda le conclusioni, allora, prima di arrivare a quelle vere e proprie, un resoconto generale per quanto riguarda questo video qua, va detto che è stato un video super, soprattutto per le qualifiche, perché siamo arrivati per ben due volte di fila pole position, ci siamo qualificati primi, e per quanto riguarda la gara, diciamo che è andata bene, per quanto riguarda gli obiettivi soprattutto, ma di per sé anche per la posizione, mi è rimasta, diciamo, terzo posto un po' amaro per quanto riguarda il Gran Premio di Austin, però diciamo che tutto sommato va bene, per come saranno messe anche le cose va bene così. E niente, quindi questo è il resoconto. Stra bene l'ultimo Gran Premio del Messico, primo e prima, nel senso prima nelle pole position, prima nella gara. Comunque, adesso arrivando a conclusioni vere e proprie, come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, che stavolta me lo merito, dai, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati sui video di questa serie qua. Detto questo, niente, vi aspetto al prossimo episodio, dove appunto, come ho detto prima, inizieremo questo Gran Premio qua, quello del Brasile. Chiaramente vado avanti, vado già alla sessione qualifiche e niente. Detto questo, vi aspetto. Ciao!